cosa ricordi del Napoli di Maradona? Ricordo una città meravigliosa, intanto, una città di una generosità unica. Napoli per me è la città adatta per un sociologo, c'è tutto, dalla bellezza alla disperazione, alla vita, alla ricchezza, alla povertà, c'è tutto. Grande contenitore. Napoli è una cosa eccezionale. Per quello che riguarda la squadra, ricordo un gruppo di ragazzi molto, molto intelligenti, molto giocatori pronti, giocatori maturi, oltre che qualitativamente bravi, perché senza questo aspetto di giocatori di qualità intrinseca, secondo me non si formano le grandi squadre. Una squadra pronta per vincere il campionato, per vincere qualcosa. Poi c'era Diego, che è un'altra categoria, insomma. Diego è come il bambinello, voglio dire, nella culla, è il miracolo, il più grande talento che abbia mai visto, una brava persona, cioè tutto quanto di positivo si possa dire. Vabbè, anche qualcosina però. Io ti parlo umanamente, poi è vero che la sua immagine, che lui non avesse la cultura per gestire un personaggio così grande, è vero, ma se tu lo conosci ti levi il cappello davanti a Diego dal punto di vista. Infatti tu non hai mai sentito nessuno parlare mai di Diego, né compagno, neanche quando era in disgrazia. E c'è un motivo, Diego è una bravissima persona. Quello che ha fatto, quindi nessuno gli può rimproverare. Guarda, ha detto una cosa giustissima lui. Cioè, per l'importanza che abbiamo dato in tutto il mondo a Diego, fenomeno, in un ristorante non paghi, va a comprare, tutti ai suoi piedi, eccetera, ha fatto anche troppo per la cultura che aveva. Io la vedo così. E in campo, l'ho sempre detto, l'ho trovato un personaggio di una disponibilità, come giocatore, di una disponibilità unica, ma anche come capitano. Io ho dato da quel senso. Io voglio dire una cosa, Werther. Secondo me, allora, ha fatto anche troppo, direi di no, nel senso che non è una giustificazione, non c'è una giustificazione, credo, a quello che ha fatto. È vero quello che dice Araldo, che la mancanza di cultura, probabilmente il dovere gestire questo personaggio, lo ha esposto a dei rischi che altri non corrono. Questo sì, poi è chiaro che io credo che, non perché qui, ad Araldo, se Araldo avesse avuto da gestire il personaggio di Maradona, ad Araldo non sarebbe successo quello che è successo Maradona, a Maradona. No, però guarda, adesso dicevano che lui andava a cena alle 3 di notte perché altrimenti non poteva far diversamente. No, sicuramente è una vita complicata. Uno di 22-23 anni che ha le donne, i soldi, ha tutto e non ha cultura, beh, insomma, ha sbagliato chiaramente così. C'è qualcuno che ha cultura che è peggio di lui, però per dire... È un discorso difficile, però questi personaggi, a mio avviso, no, diciamo difficile, no? Sì, in questo senso, cioè Diego si dice smetto di fumare e fuma 100 sigarette al giorno, smette, non ne fuma 5 o 6, si dice mangio 100 quintali di roba, ne mangia, cioè sono dei personaggi, a mio avviso sono una razza da studiare anche, che non hanno le mezze misure, non hanno, è possibile tutto. Hai capito? Ma non solo tecnicamente, anche mentalmente arriva questo, cioè è un discorso difficile, però fondamentalmente ti posso assicurare che una ragazza di una disponibilità unica, io la differenza che ho visto tra i molti calciatori di tutte le categorie che ho visto, al di là delle poche differenze tecniche, Diego una di quelle che le faceva, è proprio nella disponibilità verso la squadra, verso i compagni, verso il sacrificio. E Diego, sotto questo punto di vista, era inappuntabile. E poi si parla, prima dicevate, no, da mangiare alle 3 di notte, non è vero, cioè succede che uno va, anche a me è successo, però no, non lo scrive nessuno. Io delle volte andavo a Napoli il mercoledì, nessuno mi ha scritto manca l'allenamento Pecci il martedì. Hai capito? Se lui tardava due minuti all'allenamento, il giorno dopo c'era Maradona in ritardo all'allenamento, cioè è difficile vivere anche a essere Maradona. Ma poi vedi, tu hai detto una cosa, la mancanza di cultura, forse perché la provenienza familiare. Non ho detto la mancanza di cultura, io ho detto non aveva la cultura per gestire un personaggio di quel tipo. Arrivavano dei giapponesi al San Paolo per fotografare Maradona, ti dico subito questo. Perché se avesse avuto, come dici te, nato in una famiglia, povera. Beh, è la verità, secondo me non ha avuto una famiglia. Ma guarda che di Napoli giapponesi non ne vedi molti sul lungomare. L'ho visto a San Marino fotografare Roberto, fotografo giapponese. Comunque ti posso dire che è un fenomeno, no, è stato un fenomeno unico a livello di tutto. Ma anche in mezzo al campo, ripeto, nei confronti degli arbitri, non era un personaggio, se faceva così lui, oddio, mentre magari altri facevano... Era il numero uno, il soggetto naturalmente. Ho capito, però è tutto ampliato, e non ha fatto dei danni da un punto di vista comportamentale, in campo Paolo. Allora ti dico una cosa, Cognetti, ti faccio un esempio su me così non mi sbaglio, non per dirti cosa vuole dire essere conosciuti o meno.
Io faccio l'esordio, io gioco l'esordio, il mio esordio, andiamo a giocare a Torino con la Juve, arbitro, un buon arbitro, un buonissimo arbitro. Allora, passava Bulgarelli vicino, con le mani giù, gli diceva che ci, puntini, puntini, fischi, qui è sempre così, tirate sempre contro, teste di, puntini, puntini. Passava Capello, ma sempre con questi qua. Io ho detto, fallo, ho alzato le mani, ma ha munito. Non era un buon arbitro. Ma c'è qualcosa che non va. A essere conosciuti o non essere conosciuti? Sì, 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 certo. Hai capito?